è possibile presentare le domande per quanto riguarda il fondo perduto cosiddetto alternativo. Presentare le domande significa che è aperto il canale telematico e quindi si può iniziare a, per coloro che ovviamente ne hanno, ne possono trarre dei vantaggi, le domande per il contributo. Allora, facciamo un breve excursus molto, molto veloce. Questo è il secondo blocco di aiuti che è stato introdotto con il Sostegni bis. Il Sostegni bis ha determinato un aiuto automatico, un fondo perduto automatico che dovrebbe già essere arrivato da tutti coloro che avevano avuto il primo versamento del fondo perduto, per cui dovrebbero aver ricevuto sul conto corrente la stessa somma della precedente. E questo è avvenuto con un automatismo di legge. Ecco, questo è il secondo blocco di aiuti che invece non ha un'erogazione automatica, ma è su domanda. Per quale motivo? Ora vi spiegherò. Intanto, dobbiamo dire che ne hanno diritto tutti coloro che hanno, diciamo così, la partita IVA ancora aperta, e cioè coloro che sono attivi alla data del 26 maggio 2021. Questo è un requisito essenziale. E in cosa consiste rispetto al precedente? Consiste in sostanza nel fatto che per fare il calcolo del diritto al fondo perduto è stato ampliato il periodo di riferimento, cioè è stato portato un anno, e il raffronto da fare è tra il fatturato che va dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 e quello tra il 1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021. Ecco, mettendo insieme questi due dati su base annua per i periodi che vi ho detto, se diciamo, la perdita del fatturato è stata di oltre il 30%, in questo caso si ha diritto ad un contributo che va calcolato. Va calcolato come? Beh, va calcolato in questo modo. Va calcolato prendendo sulla base, diciamo così, prendendo la perdita, il minor fatturato che è stato conseguito, superiore al 30%, come ho detto, da un periodo all'altro. E su questo vengono applicate delle percentuali. Le percentuali sono diverse a seconda del volume di ricavi delle singole partite IVA, ma sono diverse anche tra coloro che hanno già usufruito del precedente versamento a fondo perduto e coloro che invece non hanno mai fatto richiesta. Chiaramente sono superiori per coloro che non hanno mai fatto richiesta. Tanto per darvi un'indicazione, chi non ha beneficiato del vecchio contributo percepisce il 90%, diciamo così, della perdita per tutti coloro che hanno ricavi fino a 100.000 euro, il 70% per coloro che hanno ricavi da 100.000 a 400.000 e così via fino agli scaglioni per 10 milioni di euro. Chiaramente, quando si intende scaglioni di ricavi, cioè dire il fatturato di un'impresa, si fa riferimento all'anno base, all'anno di imposta 2019, che è quello che in definitiva l'ultimo che non ha sofferto dell'emergenza Covid. Allora, le modalità di richiesta sono modalità tramite domanda, tramite istanza. Voglio dire però e fare un'osservazione che con questo contributo
Onestamente non siamo molto in linea con le semplificazioni, perché vi assicuro che è una modulistica, che è un vero rompicapo, nel senso, come titola anche Il Sole 24 Ore di ieri, domande rompicapo dal 5 di luglio. E che significa rompicapo? Significa che in questa modulistica non è che vanno messi semplicemente i dati che hanno, sulla base dei quali si è calcolato, si calcola il fondo perduto, ma vanno indicate anche tutti quei benefici che sono stati usufruiti dalle aziende, dalle singole partite IVA per le normative Covid. Questa è stata un'indicazione della Comunità Europea, ma vi assicuro che leggere questa istanza è veramente molto difficile. Se lo è difficile per uno che fa la professione come me, immaginiamoci come un contribuente possa compilare questo modulo, perché è un modulo che raccoglie molto dettagliatamente tutti quei benefici che sono stati usufruiti, perché sono stati indicati dalla Commissione Europea come facenti parte di quella, diciamo, di quella disposizione, di quel plafond messo a disposizione per l'Europa, è denominato Temporary Framework. Che significa? Significa che l'Europa ha derogato a quelli che sono i principi che normalmente, come dire, dettano la possibilità di benefici da parte degli stati, con una disposizione temporanea che deve andare ad agevolare soltanto coloro che effettivamente hanno avuto danni dal Covid. Ecco, solo una nota molto importante però, perché questa istanza che presentiamo, che tra l'altro è un'autocertificazione, non è un'istanza per cui se si fa un'erronea richiesta si paga soltanto le sanzioni amministrative. Essendo appunto un aiuto di Stato, vi sono previste le sanzioni penali, cioè praticamente diventa una frode comunitaria. Ecco, non giriamo intorno alle parole e chiamiamola col suo nome. Beh, questo effettivamente mi pare molto esagerato, perché che ci voglia, come dire, per i pochi spiccioli che hanno dato, che sia necessaria l'opera di un professionista che certamente impiegherà del tempo, ma molto tempo, per riempire questi moduli, mi pare una cosa veramente assurda. E quindi questo non è onestamente in linea con quelle che sono le visioni inserite anche nel PNRR, cioè dire che uno delle basi su cui poggiano le riforme future sarà quello della semplificazione amministrativa, della sdeburocratizzazione dello Stato e di tutti quegli adempimenti ininfluenti, inutili, pesanti, costosi che le aziende stanno subendo e hanno subito fino ad oggi. Con questo terminato, quindi sentite il vostro professionista, da domani iniziate a interessarvi per capire se potete rientrare in questa richiesta, e quindi per capire questo bisogna fare dei calcoli. Onestamente non è così automatico, né così semplice, né così scontato, ma fatelo, perché le domande si possono inoltrare dal 5 luglio al 2 settembre 2021. Se consideriamo che ci sarà il periodo festivo delle ferie di agosto, chiaramente i tempi, onestamente, sono molto corti. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato.
Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato.